Vuoi forse dirmi qualcosa, Richard? Oh, no, niente in particolare. Hai l'aria di aspettare qualcuno? No, ma non aspetto nessuno. Già. Papà, puoi aprirla tu? Certo. Ricky, ma chi stai aspettando? Non sto aspettando. Sta solo lì a sedere. Vuoi provare il mio hula hoop? Johnny, gli adulti non giocano con l'hula hoop. La zia Bessie sì. Sì, certo. Ed è volata fuori dalla porta e nessuno l'ha più vista per 4 giorni. Sei riuscita ad aprirla? Non ancora. Vado io? Vado io. Vado io. Signor Cunningham. Ciao, Fozzi. Fonzi. Ma che bella sorpresa. Non sapevo che sareste venuti qui stasera. Ciao, Tasca. Si chiama Tasca. Lo cuace il ragazzo. Bene. Vogliamo... Noi andiamo di sopra. Sì, ci vediamo dopo. Ma quale madre può chiamare suo figlio Tasca? Una cangura? Mario, non mi riesce di aprirla. Ma no, si vede che l'avevi già allentata. Tieni. Oh, allora, pronti? Sì, sì. Dove l'ha trovato questo cappotto? L'ha ereditato. Gliel'ha dato suo fratello poco prima che lo mandassero a Sing Sing. La sedia. Oh! Prego. Due carte d'identità. Due carte d'identità false. Esatto, sì. Certo. E che cos'è? Vuole che vediate come imita bene la firma di Eisenhower. Oh, ma è bravissimo. Ma sei molto bravo, Tasca. Molto bravo. Dicono che sei molto bravo, Tasca. Te lo dicevo che Fonzi avrebbe risolto i nostri problemi. Sembreranno autentiche. Credi che valgano i soldi che le paghiamo? Ehi, ma che gli prendi? Non avete ferito nei suoi sentimenti, è un professionista. Oh, senti, mi dispiace. E digli che mi dispiace. Dice che gli dispiace, Tasca. Scusalo, Tasca. Sì. Bene. Allora, ha bisogno di sapere il vostro peso. 66 kg. 66 kg. Occhi blu. Beh, veramente sono più sul grigio. Ah, ma... A me sembrano verdi. Decidetevi, volete che scriviamo tutti i frutti? Allora blu. Grazie. Blu. Altezza? 1,78. Sì, va bene, sono io 1,76. Io sono più alto. Ma non è vero, ma non è vuol dire. 1,78. Grazie. 1,78. Quanti anni? 22. Forse è meglio fare 18. Facciamo 18. Benissimo, questa qui è pronta. Ehi, ma sono io! Attento, l'inchiostro non è ancora asciutto. Oh. Bene, passiamo all'altra, aspetta. Ho pensato che forse gradireste un po' di latte e dei pasticcini. Oh, grazie, mamma, ma non abbiamo appetito e poi non vogliamo guastarci la cena. Ma che sta facendo il vostro amico Tasca? Sta cercando di farsi passare il singhiozzo. Già, sì, ha un brutto attacco di singhiozzo. Di singhiozzo. Visto? Oh, beh, se ne volete, metto tutto qui. Grazie. La cena sarà pronta fra poco. D'accordo, e grazie per i pasticcini. Ah, me la sono vista brutta. Forza, torniamo al lavoro, svelti. Buh! Allora, Tasca, ti è passato il singhiozzo? Oh, sì, signora, sono sicuro che gli è passato. Sono proprio contenta, è un sistema che ha sempre funzionato. Scusate, ora non ci disturberà più. Ma che fate? Andate via. Ma è chiaro, no? Una signora che fa bue, i pasticcini e il latte. Insomma, l'atmosfera è tutta sbagliata. Ma sarà sbagliata, ma la mia carta d'identità. Digli che sono un professionista. Ci dispiace. Oh, sì, certo. Scusa, ecco qua. Ci vediamo? Arrivederci. Ciao. Non preoccuparti, Rick. Vedrò di escogitare qualcosa. Non mi divertirei senza di te. Davvero non ci andresti senza di me? Ah, per andare ci vado, ma non sarà la stessa cosa.